tracce antropiche sono attestate nell'attuale territorio volterrano sin dalla fine dell'età del bronzo, divenute presenze stabili nella piena età villanoviana. I diversi nuclei insediativi di tale fascia sono continuati anche in quelle successive protourbane. Principale risulta l'abitato posto a Pian di Castello, corrispondente al parco archeologico Enrico Fiumi, con le relative aree funerarie da ricordare quelle delle Ripaglie e Badia Guerruccia. Dall'età orientalizzante, l'area della futura Velatria Etrusca diventa il punto principale di coordinamento culturale e produttivo degli altri piccoli abitati sparsi nell'alta e media valle del Cecina, nell'alta e media valle dell'Era e nella valle dell'Elsa. Il periodo di maggiore espansione demografica e vigore economico della Lucumonia è senza dubbio quello di età ellenistica. Basti ricordare le notevoli urne scolpite in alabastro per comprendere la portata del fenomeno artistico e produttivo. Il lento processo di romanizzazione, iniziato già nel III secolo a.C., ha visto la città coinvolta in vicende dagli esiti alterni. Si vede ad esempio la decisione di schierarsi con Mario nelle guerre sociali, scelta poi punita dai vincitori sillani, fino a divenire colonia romana in età Giulio-Claudia, col nome di Volaterre. Nel V secolo d.C. Volterra divenne sede di una diocesi, il cui vasto territorio ricalcava quello della città etrusco-romana. Tra i primi vescovi volterrani si segnala Giusto, divenuto patrono cittadino e al quale si attribuisce il miracolo di aver salvato la città dall'assedio di Totila. Seguirono le dominazioni longobarda, quella franca, e nel IX-X secolo il potere temporale dei vescovi. Nella seconda metà del XII, Volterra si costituì libero comune e a testimonianza delle lotte tra potere comunale e vescovile è la piazza dei Priori, con l'adiacente contrapposta piazza San Giovanni, nella quale si ergono la cattedrale e il battistero. In tale fase il territorio si dimostra sostanzialmente isolato e chiuso a influssi esterni. Questo aspetto cambierà in epoca tardo-medievale a causa degli obbligati rapporti con le più potenti Pisa e Firenze. I fiorentini conquistarono definitivamente la città nel 1472 e in quell'occasione venne edificata la Torre del Mastio. Dopo la fase repubblicana e il definitivo rientro dei Medici a Firenze, Volterra seguì le vicende del neonato Granduca di Toscana. Il 600 e il 700 furono secoli in cui la città subì una grossa flessione demografica causata dalla crisi economica che colpì il Granducato. Una ripresa si ebbe con l'avvento della dinastia de Lorena, quando la lavorazione dell'alabastro trovò nuovi sbocchi commerciali e l'economia cittadina ne beneficiò. Sono dunque i resti archeologici dell'epoca etrusca e romana, insieme alle testimonianze medievali e alle successive stratificazioni di epoca moderna, posizionati nella pianta proiettata, che permettono di constatare un'antichità locale ancora ben percepibile nell'attuale tessuto territoriale di Volterra. Essi dunque testimoniano e raccontano la sua lunga vita. Per l'epoca etrusca vi sono il parco archeologico Enrico Fiumi Acropoli di Volterra, la porta Diana e la porta all'arco con segmenti delle cinte murarie arcaiche dell'ellenistica e le sepolture di età ellenistica delle necropoli del portone dell'Ulimeto. Per l'epoca romana il teatro e l'anfiteatro, la piscina cisterna romana, le terme di Vallebuona e le terme di San Felice. Per l'epoca medievale il Palazzo dei Priori, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Battistero di San Giovanni, le Case Torri, Buonparenti, Toscano, Baldinotti, le Fonti della Docciola e di San Felice e fuori dalla cerchia muraria della città i resti dell'Abbadia Camaldolese. Per l'epoca moderna e rinascimentale la Fortezza Medice e i Palazzi Signorili, Inghirami, Maffei, Incontri, Minucci e il Teatro Persio Flacco. Le recentissime scoperte dell'anfiteatro romano e quelle numerose avvenute negli ultimi secoli del suo territorio testimoniano questa ininterrotta scelta d'uso comunitaria dalla fine dell'età del bronzo all'età contemporanea. Tutto ciò trova riscontro in una vasta offerta museale distribuita in più sedi cittadine, diverse tra loro per contenuti tematici e cronologici. Abbiamo così il Parco archeologico Enrico Fiumi con l'Acropoli etrusco-romana e il Museo etrusco Guernacci, per l'epoca romana il Parco archeologico Teatro e Terme di Vallebuona, per l'epoca medievale e moderna la Pinacoteca Civica, il Museo diocesano di Arte Sacra, il Palazzo dei Priori, il Museo di Palazzo Incontriviti e l'Ecomuseo dell'Alabastro. La particolare conformazione territoriale di Volterra, se da una parte l'ha isolata e allo stesso tempo protetta da pericoli antropici e influenze esterne non sempre gradite, dall'altra l'ha resa un valido caso di studio diacronico per un sistema museale a circuito chiuso, autoreferenziale e didatticamente costruttivo per una valida comprensione storico-locale.
Il nostro studio si propone quindi di illustrare una realtà abbastanza circoscritta dai punti di vista socioculturale e territoriale, come quella di Volterra, che copre un'area di circa 252 km quadrati, analizzando le modalità espositive che la stessa comunità ha scelto per raccontarsi. Le sedi museali della città, unite ad altri luoghi storico-culturali importanti per la comprensione globale del contesto locale, offrono numerose opportunità di ripercorrere i tempi vissuti dalla popolazione volterrana, attraverso differenti sezioni didattiche, indipendenti tra loro, o da leggere come un continuum etnico aperto ad influssi esterni. Al Museo Etrusco Guarnacci è affidato il racconto dei secoli di vita proturbana e urbana di Velatri Volaterre, fasi riscontrabili nei siti archeologici prima citati ed ancora parzialmente visibili in città nelle sue aree limitrofe. Le varie sale, distribuite su più livelli, si presentano con un'impostazione antiquaria sia nelle scelte di allestimento sia nella forte carenza di scientifici pannelli informativi, proponendo in maniera schematica e non esaustiva la visione di varie tipologie di produzioni artigianali ed artistiche della Pianeta del Ferro. Degni di nota sono le tombe Villanoviana a Pozzetto e a Cassetta, originali ma totalmente ricostruite in museo, le collezioni di bucchero prodotto della Bassa Etruria e quelle di ceramica a vernice nera di produzione locale. Particolare contenuto che fa del Guarnacci uno dei più importanti musei italiani sulla civiltà etrusca è la vasta raccolta di urne cinerarie di età ellenistica in alabastro, marmo e terracotta, realizzate sia per un mercato interno sia per tutto il distretto dell'Etruria centro-settentrionale. La Pinacoteca Cittadina, attraverso un'esposizione di opere varie, pitture, sculture e medaglie, presenta le tendenze artistiche territoriali elaborate dalla tarda antichità all'epoca moderna. Le scelte espositive all'interno del museo, che vede le opere disposte in ordine cronologico, fanno confluire l'attenzione su un'opera di rilievo nazionale, ovvero la pala della deposizione di Rosso Fiorentino, modello insuperabile della corrente del manierismo italiano. Proprio la deposizione è stata al centro delle manifestazioni che si sono svolte nel biennio 2014-2015 per la celebrazione della figura dell'artista e del suo capolavoro. La mostra Rosso Fiorentino, Rosso Vivo, la deposizione, la storia, il Novecento e il Contemporaneo, curata da Vittorio Sgarbi, promossa dal Comune di Volterra in collaborazione con la Diocesi, organizzata da Artemisia Group, ha coinvolto per più di un anno varie sedi e monumenti importanti della città, ponendosi come primo esperimento di messa a sistema delle offerte museali volterrane. Il Museo Diocesano, attualmente chiuso ma in fase di riallestimento in una nuova sede cittadina, conserva opere provenienti dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta ed in piccola parte da chiese appartenenti alla Diocesi. Punto di forza dell'esposizione, oltre alla collezione del tesoro del Duomo, dei paramenti e di alcune sculture e dipinti provenienti da edifici sacri del territorio, è il complesso dei resti marmorei dell'arredamento trecentesco della cattedrale. Allo stato attuale non sono ancora state rese note le future scelte espositive delle opere sopracitate. Il percorso di visita di Palazzo dei Priori si snoda tra la sala dei 500, tra la sala del Consiglio e la sala della Giunta, al primo piano, e gli ambienti del sesto piano, dai quali si può accedere alla torre campanaria, che consente di comprendere il rapporto spaziale inscindibile tra la città e le valli fluviali circostanti. La sala del Consiglio è ancora oggi usata per le adunanze comunali. Negli ambienti del sesto piano, invece, una serie di pannelli e modelli ricostruttivi permette una lettura diacronica dello sviluppo urbanistico e culturale della città. Peculiare è poi il caso di museo di Palazzo Incontri Viti, una vera e propria casa museo nella quale sono esposte collezioni particolari, arredi, libri e oggetti di vario genere provenienti da varie parti del mondo e appartenuti al volterrano Giuseppe Viti, pioniere dell'esportazione dell'alabastro. Egli fu un esponente di quel movimento unico in Italia che gli storici locali definiscono dei viaggiatori dell'alabastro e che permise il rifiorire della città a livello economico alla metà del XIX secolo. L'Ecomuseo dell'Alabastro, inaugurato nel 2003 e nato come progetto di museo diffuso nel territorio della provincia di Pisa, doveva coinvolgere le principali realtà legate alla tradizione artigianale ed artistica dell'alabastro, ma vede ad oggi esposte e illustrate solo le tematiche della sua lavorazione e commercializzazione. L'Ecomuseo avrebbe dovuto caratterizzarsi come una nuova forma di racconto del tempo e dello spazio. Del tempo perché non avrebbe dovuto privilegiare sezioni storiche particolari e definite, ma svolgere un percorso di lungo periodo dal passato all'attualità. Dello spazio perché la possibilità di creare un ecomuseo è legata alle particolari componenti geomorfologiche, ambientali, storiche e culturali, in quanto testimonianze di singolari manifestazioni della presenza umana sul territorio.
L'ecomuseo doveva articolarsi in due distinti itinerari territoriali, con riferimento ad altrettanti musei tematici: l'itinerario dell'estrazione, documentato nel punto museale di Castellina Marittima, e quello della lavorazione e della commercializzazione, legato alla sede museale di Volterra. Attraverso un'accurata selezione di opere, ad oggi è possibile ripercorrere solo la storia delle lavorazioni dell'alabastro dall'epoca etrusca ai nostri giorni, analizzata attraverso gli aspetti tecnici e materiali, quindi il reperimento della materia prima e le modalità di lavorazione, i caratteri stilistici delle varie produzioni, le forme decorative e i modelli di riferimento, i risvolti economici e sociali ad esse connessi, il mercato dell'alabastro e la sua diffusione, la vita dell'alabastraio e l'attività di bottega. Diversi sono quindi i micro e i macrocosmi illustrati nelle sedi espositive e nei luoghi della storia volterrana. Quelli più strettamente correlati al racconto del tempo sono indubbiamente le aree archeologiche, per la loro evidente stratificazione storica. Il Museo Guarnacci, per il taglio temporale concluso, e la Pinacoteca, che raccoglie opere d'arte significative per oltre 5 secoli della vita di Volterra. Queste sedi sembrano tuttavia operare come singole entità nell'esposizione del concetto diacronico della narrazione storica. A nostro avviso sarebbe auspicabile una maggiore integrazione a livello storico-artistico nei molteplici percorsi didattici museali di Volterra, per evitare eccessivo distacco comunicativo tra di loro e permettendo una migliore fruizione del tempo nella comunità, prediligendo quindi ai cosiddetti musei di collezione i musei di narrazione. Il progetto più specifico in tal senso sembrava essere quello dell'Ecomuseo dell'Alabastro, idea che però è risultata essa essere una scelta non vincente perché non conclusa nel suo contesto territoriale di riferimento. A completamento dei validissimi contenuti che le varie sedi espositive volterrane offrono al visitatore, riteniamo necessario un museo di taglio puramente storico della città, di fatto mancante, che illustri in un'ottica cronologica unitaria e lineare i tempi della comunità. Tale opportunità finora non ha visto mai una sua possibile realizzazione a causa di forti impostazioni museali di tipo campanilistico. Dopo il non troppo fortunato tentativo dello scorso biennio con la mostra sopracitata Rosso Fiorentino Rosso Vivo, nuove proposte per creare un sistema museale volterrano si riscontrano a partire dal 2016 con l'inserimento della Volterra Card, usufruibile in 3 giorni consecutivi. Essa permette una visita dei maggiori siti espositivi della città, ma lascia fuori le strutture private, il Museo di Palazzo Viti, e non comprende i siti attualmente chiusi ma in fase di prossima riapertura, come il Museo Diocesano, oppure quelli non ancora accessibili, come la Fortezza Medicea, adibita a carcere di massima sicurezza ma attualmente in restauro per la sua prossima riapertura. La scelta comunale non si presenta quindi come opportunamente ponderata rispetto alle corrispettive offerte culturali della città. Il costo troppo elevato della carta e la sua validità non corrispondono a reali riscontri di mercato sulla fruizione turistica locale, caratterizzata da presenze soprattutto giornaliere. La sua creazione infatti sembra essere stata basata su standard museali generici, non adatti tuttavia ad una realtà complessa e stratificata come quella volterrana e alle tipologie turistiche di fatto riscontrate. Le unità cronologiche del patrimonio storico volterrano non trovano un riscontro neanche nell'organizzazione logistica dei suoi luoghi culturali. L'affidamento a società cooperative esterne, anche provenienti da regioni diverse dalla Toscana, dei servizi di gestione museale, accoglienza, biglietteria, sorveglianza, bookshop, non si dimostra ideale nell'assicurare un'offerta pienamente consapevole e didatticamente completa per il racconto del tempo del patrimonio locale. Le sedi museali si presentano di carattere autoreferenziale e incapaci di creare una rete partecipata. Esse non rispondono neanche ad un necessario adeguamento tecnologico, virtuale, video, interattivo, che potrebbe rivelarsi utile per la creazione di un sistema univoco e diacronicamente ben strutturato. Paradossalmente, nell'ultimo decennio, la comunità volterrana, che in passato si era identificata nelle sue fasi etrusca o medievale della sua storia, si è reinventata ponendosi in dimensioni storico-culturali non proprie per sfruttare flussi turistici di fan adolescenti della saga di Twilight. L'autrice, l'americana Stephanie Meyer, in New Moon, del 2006, secondo libro della sua serie, ha infatti dedicato un intero capitolo a Volterra, indicandola come la città dei volturi, vampiri raffinati di pura invenzione letteraria. Seppure le scene del film tratto dalla saga riguardanti Volterra siano in realtà state girate a Montepulciano, numerosi fan ignari di ciò si sono spinti fino a Volterra alla ricerca dei luoghi descritti dall'autrice.
Per rispondere a tali flussi, il consorzio turistico ha colto l'occasione proponendo tour cittadini tradizionali o dal taglio misterioso lugubre, stranamente non includendo in essi anche il Museo della Tortura, presente anch'esso nel centro storico cittadino e ben calzante con un intento da brivido, parola di punta degli itinerari a tema offerti ai turisti, ma dal contenuto non afferente al contesto locale. Ancora oggi, a 10 anni di distanza dall'uscita del libro, tali tour sono tra quelli maggiormente richiesti dai turisti, seppure legati ad una falsa identità fuori dal tempo e dalla storia locali. Questa proposta, inoltre, risulta essere una tra le ultime attivate in una comunità restia ad approfondirsi nel suo interno, per ideare percorsi dai tagli storici e culturali diversi rispetto a quelli di stampo prettamente tradizionale. In conclusione, nonostante Volterra abbia potenzialmente le caratteristiche giuste per sviluppare in maniera unitaria e in un'ottica condivisa il racconto del suo tempo, non puntando superficialmente quasi solo sulle sue fasi etrusca e medievale, la disgregazione storica delle sue sedi museali finisce per spezzare la linea temporale in blocchi sconnessi e non percepiti come conseguenziali tra di loro. Grazie per l'attenzione. Grazie, anche in questo caso un contributo molto importante, interessante, un'analisi qualche volta anche un po' spietata che varrebbe la pena di obiettive, spietata nei confronti delle amministrazioni. Varrebbe la pena di fare una discussione, ma mi riservo di parlare con voi a convegno chiuso perché i temi sono di grande interesse. Quindi passo la parola all'ultimo dei nostri relatori, che è la dottoressa Federica Zalabra, che lavora alla Direzione Generale Musei, quindi mi è molto vicina, che però parlerà di una sua esperienza estranea, quella che attualmente sta sviluppando qui da noi, e il titolo che ha dato, con un bel tono, diciamo, con un punto esclamativo, inquadra, è il tempo di raccontare, punto esclamativo, una nuova storia per la Galleria Nazionale dell'Umbria, la Sala Farnese.